Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo delle mostre fotografiche e di perché è appunto importante fare una mostra fotografica, esporsi, esprimersi e dare il meglio di sé attraverso appunto le immagini. Allora, io da un po' di tempo a questa parte, grazie anche a Fotoarte Farnese, nel quale faccio parte, nel quale sono presidente, sto cercando di ampliare il mondo fotografico attraverso mostre fotografiche, mostre collettive e anche attraverso singole persone e dando la possibilità appunto a collettivi fotografici di mettersi in gioco. Una mostra è un qualcosa di molto importante, sia per l'impegno e la dedizione che ogni persona dà attraverso il suo impegno fotografico nell'esporre qualcosa, qualcosa di personale, qualcosa di concettuale, qualcosa di etico, qualcosa di vero, qualcosa di vivo, qualcosa che le persone attraverso il linguaggio dell'immortalare un'immagine cercano di esporre agli altri e di far capire un messaggio più o meno profondo, più o meno importante di quello che hanno fatto nel loro lavoro. Questo vale sia per il fotografo professionista, sia per i vari amatori che ci sono e vale anche per tutti i collettivi fotografici del Nord Italia o anche d'Italia che vogliono partecipare a questo progetto. Secondo me è una cosa molto 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 importante, soprattutto perché rappresenta qualcosa di nuovo, di diverso, non dico di innovativo perché tante persone hanno fatto mostre, io stesso ne ho fatte veramente tante negli anni, eccetera. Però dare la possibilità a tutti, anche le persone più insicure, le persone che sono più in difficoltà, e soprattutto le persone che hanno paura di esporsi attraverso un aiuto molto forte mio e del gruppo di potersi mettere in gioco in questo, diciamo, grandissimo mondo che è la fotografia, ovviamente oggi molto difficile, complesso e anche purtroppo un pochino sporco, ma comunque dando la possibilità a qualcuno di esporre le proprie opere, le proprie immagini, le proprie idee e soprattutto se stesso, perché noi ricordiamo sempre che ogni persona che fa fotografia ha una personalità come ogni essere vivente e ha una concettualità di quello che fa attraverso i suoi occhi, attraverso immortalare queste immagini, riesce a portare un qualcosa agli altri. Non sempre viene capito perché la fotografia è sempre soggettiva e è molto molto difficile in alcuni casi capire la soggettività delle persone, ma comunque attraverso appunto le immagini si possono arrivare a capire, o almeno cercare di far capire qualcosa di importante che poi viene esposto al mondo, perché anche oggi col web, la divulgazione web è molto molto importante perché si può arrivare a tutti attraverso social e non solo, dunque in un modo ancora maggiore poter esprimere se stessi. Io penso che una mostra fotografica sia una cosa fondamentale, importantissima per una persona che fa fotografia, penso che sia una cosa unica perché è una grande soddisfazione e sicuramente non è libera da giudizi, perché fare una mostra vuol dire esporsi, dunque vuol dire essere soggetto a giudizi degli altri, soggetto a giudizi più o meno importanti, giudizi più o meno seri, ma comunque sempre a giudizi. Nella psiche umana un giudizio comporta sempre un cambiamento, in positivo o in negativo, oppure un giudizio può portare a comportare qualcosa a livello tecnico, fotografico, personale molto importante. Comunque dobbiamo essere sempre noi stessi, dobbiamo sempre essere capaci di metterci in gioco, di far vedere quello che siamo capaci di fare, che poi piace o non piace, come ho detto prima, appunto è soggettivo. Dobbiamo dare il nostro massimo, il nostro meglio e far vedere il nostro lavoro, che può essere un lavoro hobbistico, un lavoro professionale oppure un lavoro che noi diamo per scontato che venga capito, però spesse volte, appunto, come ho detto anche questo prima, non è capito. La fotografia è una forma d'arte, le forme d'arte è logico che nella natura umana vengano sempre capite a metà, forse, perché anche i grandi artisti vengono capiti spesso in punto di morto quando sono morti. Comunque la fotografia è veramente qualcosa di unico, di speciale e di emozionale, come dicono certe persone. L'emozione che dà una fotografia, l'emozione che dà una fotografia in mostra è un qualcosa di molto molto unico e mi permetto di dire anche qualcosa di molto 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 profondo, la profondità di ogni persona. Infatti esiste da molti anni la mostra di fotografia etica. Io assolutamente non voglio citare quella mostra, però comunque l'eticità in una fotografia è sempre un qualcosa che dà una concettualità di base molto molto importante per espandere i propri principi, opinioni e tante volte anche per espandere qualcosa che non si riesce a dire o fare nella normalità, ma attraverso un'immagine si riesce a portare e divulgare quello che noi vorremmo che fosse portato e divulgato ad altri. Io penso che bisogna credere molto in se stessi, penso che bisogna sempre mettersi in gioco e penso in primis che c'è da dare veramente sempre il massimo in quello che noi facciamo, in quello che noi diciamo. Non mollare mai davanti a niente, a nessuno, andare avanti per la nostra strada anche quando si hanno 10, 20, 100.000 giudizi. Non mollare mai, credere sempre in se stessi e andare avanti e fare sempre il proprio lavoro. Noi appunto, io in primis come curatore e come presidente di Fotoarte Farnese, con Fotoarte Farnese diamo la possibilità a tutti di fare una mostra fotografica per chi vuole partecipare, mi scrive in privato e per chi è interessato ovviamente di mettersi in gioco anche la prima volta senza paura di niente di nessuno, noi vi daremo quell'opportunità. Dunque ragazzi, forza e coraggio,
fate quello che volete fare, questo è aperto anche ai collettivi fotografici, a tutti, non mancate. Se è piaciuto questo video mettete un like, iscrivetevi al canale, pollice alzati, grazie ancora di tutto e al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao, buona giornata.